Ok, a completamento dello script, proviamo a vederlo proprio in VR Chat, nel senso che lo pubblichiamo su Windows. Per farlo occorre fare VR Chat, andare sul Show Control Panel, dove abbiamo fatto prima il build test, ma questa volta facciamo build and publish for Windows. Ora, quello che succede adesso, e che mi ha bloccato nella registrazione di prima, è che lui compila, fa trita, fa un sacco di cose, ma sostanzialmente presenta nella finestra di game il necessario per pubblicare, quindi usa la finestra del game per poterci lavorare sopra. Solo che la finestra di game, noi, se avete seguito i miei script, l'abbiamo un po' nascosta, quindi abbiamo questa finestra, che tra l'altro, ecco, un'altra cosa, la mettiamo a 1. Ok, così la vediamo bene e vedete che dobbiamo dire il nostro mondo. Quindi dobbiamo mettere come si chiama il mondo, lo chiamiamo udon test primo programma, ad esempio, no? Mettiamo player capacity, non è importante, description non è importantissimo, tags non è importante, dobbiamo dire che siamo d'accordo con tutto, eventualmente anche mettere un'immagine. Se vogliamo mettere un'immagine, possiamo poi mettere un'immagine lì dentro, ma al momento facciamo semplicemente upload, no? Facendo upload, otteniamo di nuovo tutto il giro che abbiamo fatto vedere, credo anche in qualche video precedente. Ma ci impiega il suo tempo e dopodiché questo mondo diventa accessibile quando si entra in VR Chat. Quindi intanto magari entriamo anche proprio in VR Chat ufficiale. Questo vuol dire che andiamo da Steam, SteamVR, ci sarà VR Chat? No, andiamo in SteamVR, Steam. Tanto lui si fa i suoi mestierini. Ci impiega un attimino e direi che content successfully uploaded, ok? Noi andiamo nella nostra libreria e qui da qualche parte abbiamo VR Chat, facciamo play, lo facciamo in non VR per semplicità, quindi lui sta, credo, sta facendo il setup. Scusate, saltiamo. Ok, ha fatto un update. Evidentemente, comunque siamo entrati. Login. Credo gli avessi detto di fare il login. Facciamo il go. E quindi entra nella mia stanza normale di VR Chat. Vedete questa. Posso muovermi e via discorrendo, vedete che qui ci sono tutte le mie attrezzature solite. Facciamo ESC, andiamo nei Worlds e qui nei Worlds possiamo andare sotto e in teoria con la freccia in giù dovremmo andare, al solito nei miei update recent, new, trovo mai, mine, ecco, udon test primo, vedete? Udon test primo lo clicco. Udon test primo, vedete che c'è tutte le possibilità, insomma, di invitare delle persone, insomma, fare delle cose. E noi facciamo go e andiamo in questo mondo che abbiamo appena creato. Go. Il mondo piccolino non c'è niente, c'è solo uno script. Ed eccoci, vedete, vi ricorda che è proprio uguale a quello che abbiamo visto quando eravamo dentro Unity. Quindi facciamo use e vedete che abbiamo la nostra capsulina che viene e che va. Quindi qua in linea teorica io potrei anche invitare social se ci sono degli amici. Ah, c'è Aracuria che è online. Poi glielo vedremo. Comunque, in teoria, chiunque entra in questo mondo dovrebbe in teoria poter cliccare su questo oggetto.